un po' scritte. Ho detto adesso ci sono tre partite, quelle importanti fanno due punti. Torri tre sono fatti, Mantova tre sono fatti, bisogna andare a fare la vincita. Perché sono quelle tre partite che sulla carta il Parma ha nelle sue corde di vincere. È andata bene, le prime due, devo dire, è andata bene, da Torri 2-0, 3-2, il resto lo sappiamo. È andata bene, se vogliamo, anche sabato, perché se il Mantova avesse pareggiato, se fosse stato un incontro ai box, probabilmente sarebbe finito i punti. Adesso bisogna battere il Fano. E battere il Fano vuol dire arrivare a una sfida col Gubbio a un certo livello. Sei d'accordo? O non bisogna mai farvi conto, non bisogna dire vincere qui, pareggiare là? No, sono d'accordo, perché bisogna vincere, se è possibile, vincere tutti. Certo. Ma in vista di calcio non posso vincere sempre. C'è tante occasioni al campo dove magari un giorno c'è la fortuna o una squadra fatta, ma noi facciamo il nostro migliore, giochiamo il nostro, proviamo a giocare il nostro calcio, no? Perché siamo un buon gruppo di ragazzi e è importante che vincere quando sabato, come tutti gli altri partiti prossimi. In questo campionato si è molto parlato anche del sistema di gioco, tra i difensori, difesa 4, 3-5-2. E tu che ne vedi proprio di vicino, secondo te c'è un Parma, un sistema di gioco ideale, oppure il Parma può giocare con tanti moduli? Penso che possiamo giocare in tanti moduli, anche adesso siamo all'inizio. Abbiamo giocato 10 partite, vabbè, 10 partite è abbastanza, sì, però anche conta questo che è arrivati tanti giocatori nuovi, importanti giocatori, adesso ci mettiamo poco poco tutto a posto, giochiamo, ma io vedo, mi piace come giochiamo in tre, perché alziamo più la linea della difesa, sì. sale meglio e mi piace come allora bisogna tenere presente.